Ben ritrovati. Continuiamo con il nostro percorso di psicologia e di aiuto e collaborazione per tutti quelli che appunto vogliono imparare, vogliono capire, vogliono sapere, per non incorrere in incidenti di percorso senza essere preparati e magari sapersi difendere. Con questo nostro appuntamento oggi con noi abbiamo sempre la dottoressa Anna Maria Tranchida, naturalmente. Poi l'altra dottoressa psicoterapeuta, anche lei, Ivana Calamia, e poi la dottoressa in psicologia che è appunto è Martina Burgio. Poi le nostre ragazze che ci accompagnano e che sono Aurora e Margaret. Il percorso che vogliamo svolgere questa sera è quello che riguarda le separazioni e i ricongiungimenti, però non i ricongiungimenti come succede quelli che stanno lontani, ma quelli del nuovo genitore, il terzo genitore che entra perché il separato, la separata si accompagna o si risposa con un'altra persona e quindi diventa la terza figura genitoriale che entra in ballo e come entra in ballo. Quanto è positivo, quanto è negativo e quanto il genitore che resta fuori, perché il figlio viene affidato principalmente magari a un altro dei genitori, uno dei due, e l'altro che resta fuori, in che modo interagisce con il figlio, quando il figlio diventa un triangolo devastante e invasivo che lo porta poi ad essere nel futuro un adulto problematico. Bene, iniziamo subito con Anna Maria Tranchida, naturalmente. Questo argomento affascinante, cosa richiama la realtà moderna? Richiama alla realtà moderna, richiama a degli argomenti che già avevamo trattato nelle puntate precedenti, dove avevamo parlato appunto di comunque difficoltà, no, all'interno del matrimonio, quindi di possibili ricostruzioni all'interno della coppia stessa, no, prima di un'eventuale frattura che può essere una frattura definitiva, però come dicevamo già nella puntata precedente, può accadere anche che una coppia si debba dividere perché per una serie di motivi che sono caratteristici di quella coppia, ad un certo punto, insomma, questo matrimonio non è riuscito a durare. E quindi cosa accade? Accade che comunque la famiglia si trova a dover affrontare una forte crisi, una forte separazione, che è difficoltosa anche da parte, insomma, dei bambini. E quando la coppia si divide, accade tante volte che ad un certo punto si ricongiunga poi dopo con altre figure, quindi che intervengono all'interno di quella che è la nuova famiglia allargata delle nuove figure e che a volte vengono, diciamo, introdotte in modo comodo e semplice, ma nella maggior parte dei casi questo non È avviene. conflittuale. È conflittuale e si mettono in atto una serie di dinamiche che tante volte sono specifiche del fatto che la coppia non si è veramente separata, cioè nel senso si è separata per modo di dire, però Fisicamente, ma non sì, si è ma separata sentimentalmente e mentalmente. sì. Allora diciamo che dobbiamo La partire. coppia o un componente? Allora, la coppia, se intendiamo che quel componente è all'interno della coppia, ma quello che dobbiamo ricordare è un qualche cosa che riguarda molto il concetto dello svincolo, che noi amiamo tanto noi psicologi, no? Innanzitutto dobbiamo vedere quella coppia con che caratteristiche ha formato quella tipologia di coppia che si è fratturata e da che mentalità arriva e se quella coppia o gli elementi di quella coppia si erano svincolati dai genitori, diciamo, precedenti, quindi quanto si era veramente formata la nuova famiglia e quanto invece la nuova famiglia non aveva formato un nucleo maturo, ok? Per creare una famiglia autonoma. Autonoma non vuol dire non guardare più quello che sono i genitori, i nonni, eccetera, eccetera, ma vuol dire avere comunque un'individualità che è quella della coppia e della famiglia che è caratteristica di quella situazione. E quindi essere riusciti a maturare nella fase adulta e quindi creare una coppia che fa parte della fase Però a adulta. volte penso, ho notato per esperienza, che può non crearsi appena formi la famiglia,
E infatti ci sono magari a volte proprio delle discussioni in virtù di questo, o perché magari l'altro continua a chiamare casa mia, intendendo dire la casa quando era con la mamma, e l'altro gli dice no, veramente casa tua è questa che dovresti poi chiamarla casa nostra. E quindi c'è questa incapacità di dire casa nostra e richiamare casa mia e guardare tutto quello che si faceva con la mamma, mia madre cucinava così, mia madre faceva così, che quindi chiaramente testimonia questo ancora essere una parte legata a questo. Però poi, se si è capaci, nel giro di diversi anni, finalmente la persona diventa più adulto e si svincola da quella casa mia e da mia mamma e comincia a sentire quella come casa sua, come casa nostra, come identità famiglia che siamo noi. Quindi Ma quando succede questo, significa dire che sono stati capaci da soli anche di imparare questa nuova cosa, perché sì. non tutti ci riescono, infatti molto spesso si lasciano anche questo, penso. Ma allora, infatti, come ti dicevo, tante volte dipende da caso a caso. Noi cerchiamo di fare dei discorsi che seguono delle linee generiche, ma poi dopo bisogna vedere le caratteristiche di quella situazione, no? Però è anche vero che bisogna fare attenzione ad una cosa. Questo discorso è tipico, per esempio, anche delle coppie di qualche anno fa che comunque spesso si univano in matrimonio giovani. Molto Ok, oggi giovane. le coppie quando si sposano tante volte hanno 30-40 anni, non possono dire ancora la mia mamma mi cucina così a 40 anni perché allora c'è qualcosa che non va. Capito? Quindi dobbiamo anche pensare un attimino alla realtà che stiamo vivendo oggi. Quindi se un giovane di 18 anni si sposa e dice perché la mia mamma cucinava così, la mia mamma va bene, è ancora un bambino tutto sommato è ancora giovane, quindi lo possiamo anche comprendere che matura all'interno della coppia. Ma quando le coppie si formano e si sposano verso i 30 anni, verso i 35 anni, dopo che hanno fatto l'università, dopo che hanno fatto dei grandi passi, non è possibile utilizzare Cosa questo succede a linguaggio. queste persone che hanno fatto i grandi E passi? spesso si rompono le coppie perché è tempo che matura la coppia quando matura 60 anni, quindi vuol dire che hanno fatto dei figli in quale periodo? Nel periodo in cui ancora parlavano della mamma a 40 anni? Sì. Quanto è durata questa adolescenza? Dai 12 ai 60 anni? Perché adesso il periodo adolescenziale sta durando un po' troppo Troppo. e quindi ci sono delle confusioni che poi dopo portano a creare delle crisi, che sono delle crisi che poi dopo non creano delle confusioni di ruoli che poi non permettono, come dicevamo anche prima, al terzo di entrare in modo comodo all'interno della coppia separata, perché la coppia si deve ancora separare dai genitori. E quindi gli individui separare dai genitori, poi separare tra di loro perché tante volte dicono di essere separati, ma poi dopo legalmente sono ancora sposati, quindi c'è ancora tutto un iter da affrontare. E quindi pensiamo se tutto questo avviene ancora dai 30, 40, 50 anni, 60 anni a volte. È molto pericoloso questo, perché poi dopo il terzo non riesce ad entrare in modo adeguato e non riesce ad essere visto in modo adeguato. In tutto questo, poi dopo È un po' la l'intruso? sofferenza ricade spesso nei Sembrerebbe un po' bambini. l'intruso per caso? Un intruso, è un intruso, o no? Assolutamente sì, ma nella fattispecie che avete in maniera esemplare descritto, probabilmente il problema nasce proprio alla radice e quindi dal primo nucleo familiare costituito, quello con la prima moglie. Quindi probabilmente questa coppia o questa famiglia doveva approdare a un eventuale percorso di Terapeutico. terapia o anche di ragionamento logico, fermarsi, pensare a quello che sta accadendo e che tipo di famiglia stanno Quindi costruendo potrebbe già darsi che non era una famiglia all'origine. che si doveva separare, ma solo che si doveva comprendere. Forse si sono separati proprio per quello e quindi è inaccessibile anche il posto a un'eventuale terza persona. Che andrà a ricostituire un altro nucleo familiare con uno Ma dei ci si due. può separare senza rimanere un po' legati? Il legame, quando ci sono i figli, rimane per Ma sempre no, un legame anche affettivo. affettivo, profondo.
Allora, il legame profondo bisogna anche differenziarlo da quello che è il sentimento d'amore, ma il sentimento d'affetto si spera sempre che rimanga, perché ogni minimo istante della nostra vita sia vissuto consapevolmente e con completezza. Se, anche se il mio matrimonio è fallito, domani ne potrò ricordare bene, nonostante tutti i tentativi andati Ma perduti. anche se non ne potrò ricordare bene, ma è fallito non solo il mio matrimonio, ma anche il sogno che avevo di stare in quella coppia. Cioè, qualcuno ha distrutto un sogno. Ecco, come si fa a ricostruire? Si pensa che al matrimonio si approdi con un progetto che sia molto aderente a quello che è la Mi realtà piace e sto si non pensa. sì, si pensa, perché poi avviene tutt'altro. Purtroppo, per fortuna, perché un pizzico di romanticismo ce lo mettiamo Sì, sempre, vabbè, però io allora parlo il sempre a quelle coppie che sono mitizzare. sposate a 18 anni, a 20 anni, sto parlando di quelle, non quelle che si sposano a 35-40 anni. Probabilmente quelle dopo una certa età si danno un'altra chance personale per ricostruire altre vite, altri destini che pensavano prima di avere messo da parte. Forse perché approdano al matrimonio, comunque alla formazione di una famiglia, di una coppia, di una famiglia sostanzialmente molto molto giovani, per cui fortunatamente la nostra vita si è allungata notevolmente, quindi a 45 anni si è stanchi anche dell'altra parte. Spesso non avviene, ma spesso avviene e ultimamente è quello che si collega molto di più al concetto di Bauman, di società liquida, ma è anche famiglia liquida. Sì, ci Ormai i sono anche i confini libri non ci adesso sono. che Tutto parlano liquido della è società liquida. diventato proprio perché questo aggettivo dà l'idea di una cosa senza confini e quindi che si possa entrare e uscire a proprio piacimento, ma in realtà tutto Invece deve fare parte. proprio la psicoterapia o il psicoterapeuta insegna proprio i confini, I confini che sono sono necessari, fondamentali. non devono essere rigidi perché l'eccessiva rigidità fa comunque male, ma è l'equilibrio quello che dosa tutti gli Auspicabile. ingredienti atti a mantenere in piedi una situazione familiare che è sicuramente collegata a un'idea romantica di matrimonio, di famiglia, con tutti i Senti, qual canoni è di perfezione, l'idea? ma non è Scusami, così. qual è l'idea romantica? L'idea romantica è quella della famiglia che non ha problemi, che va avanti una vita Ah, intera e che che vissero invecchia felici e insieme, contenti del vissero principe azzurro. felici e Ah, contenti, ho io capito. aggiungerei nonostante i problemi, quello sì, ma quando ci si rende conto che una famiglia è un essere vivente, no? Dinamico e che quindi all'interno tutti i componenti cambiano anche in maniera indipendente rispetto all'altro, poi si può anche accettare il fatto che mio marito, mia moglie o i miei figli siano cresciuti, mio marito sia cambiato, mia moglie oggi Siano abbia diversi altri da me. interessi, siano diversi da me. Oggi ci ritroviamo due individui diversi da quelli che si sono sposati 20 anni fa, ma che prendono in mano una relazione che vogliono salvare e la portano avanti. Quella sarebbe la relazione matura. La relazione che prova a salvarsi in qualche modo. La relazione matura esiste quando c'è una riflessione sulla coppia, sulla famiglia e sulla direzione Chi che si vuole siamo, dove intraprendere. vogliamo andare? Dove vogliamo andare ogni giorno, non solo quando ci siamo No, sposati, no, che no. tipo di famiglia vogliamo essere? No, oggi a distanza di 20, 30 anni, 50 anni, che famiglia siamo? In che stadio di vita, di ciclo di vita viviamo? A che punto siamo? È come un grande progetto, no? E il progetto ogni tanto bisogna monitorarlo. Ed è forse così, tecnicamente anche, che le cose possono andare nella direzione giusta. Le donne che invece vengono nelle case famiglia non ricostruiscono subito chiaramente un'altra relazione, quindi i figli entrano in casa famiglia con loro? Allora, sì, questo tipo di strutture, quali strutture di indirizzo segreto, praticamente fa riferimento alla madre con i minori, quindi non è una comunità per minorenni. Proprio con l'obiettivo di preservare o comunque anche di rigenerare il legame madre-bambino.
E in questa condizione il terzo difficilmente si inserisce in maniera veloce, proprio perché inizia tutto un percorso che riguarda appunto la genitorialità in supporto a delle competenze ancora molto fragili, che riguardano anche la relazione madre-bambino, ma anche la relazione con le altre donne. E quindi ho anche la figura e l'idea che si ha dell'uomo, quindi della figura maschile, rispetto appunto al motivo per cui denunciano e quindi entrano in questo tipo di strutture. Quindi, per quanto riguarda il terzo, questo è un argomento molto difficile da inserire in questa dinamica, visto appunto che bisogna lavorare sull'idea che la donna ha del maschile. E ovviamente non è un'idea funzionale, non è un'idea sana, visto appunto che l'esempio che ho avuto Che fino idea ha? a un'idea di un maschile che è una figura che cerca di Predominante? sopraffare, esatto, una figura Predominante. predominante, una figura che controlla, e quindi la donna elabora le proprie capacità, le proprie competenze dopo essere stata Ma annientata, chi? ma Ma hanno avuto soprattutto dei padri che controllavano, per cui pensano che il marito abbia la facoltà di controllare? oppure ancora gli altri maschi, gli altri uomini, le altre Dei figure, componenti della famiglia d'origine. ma anche terze persone, anche strani. Quindi nelle Cercano il frequentazioni. vissuto, esattamente, il vissuto personale che si riflette. Quindi di conseguenza, prima di fare ingresso una terza persona, è importante che loro rielaborino un po' la visione che loro stessi hanno della figura maschile. Quindi di una figura che non è sicuramente una persona che può trattarti come un oggetto. Quindi non una figura invasiva e Esatto, invadente, ma una esatto. figura capace di relazionarsi in maniera paritaria. Esatto, sicuramente in una relazione simmetrica in cui nessuno, uno, Predomina ne, sull'altro. esatto, esattamente. Quindi revisionare l'idea per poi favorire eventualmente l'ingresso di una terza persona, senza Certo che è una dubbio. bella sfortuna quando ti capita che c'è qualcuno che predomina sull'altro e tu devi lavorare per colpa di quello lì che predominava a far sì che tu in fondo, cioè, sapevi che non si doveva predominare. Non è una cosa semplice. Senti, naturalmente tu già lo sappiamo, hai una famiglia meravigliosa, genitori che si amano, vanno d'accordo e stanno benissimo. Ma ti è capitato nelle tue amicizie di trovare qualcuno invece che se i genitori sono separati o stanno vivendo una fase di separazione o hanno delle difficoltà? Non mi dire anche No, 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 dai, perché sennò si tranquilla. diventa tre bambini nel mondo, veramente ti abbesso. No, la società di oggi è poco fiabesca, Appunto. sfortunatamente, quindi sono argomenti che vengono fuori praticamente in modo quotidiano, per cui sì, spesso si viene, diciamo, incontrati da situazioni nella quale vi siano in atto delle separazioni, dei divorzi, o che vi sia l'ingresso di un terzo componente, come oggi teniamo a trattare. Per cui, per quello che vedo, parlo diciamo come portavoce della società, della nostra generazione, vi sono di un punto di vista di accettazione che è favorevole, soprattutto nel momento in cui vi è una piena coscienza Da parte dei figli viene Dalla parte dei figli, ovviamente, trattando quindi della mia generazione. accettato di buon grado. Ovviamente, nel momento in cui vi si è presa consapevolezza del motivo del divorzio, della separazione, della necessità di esso stesso, Che spesso sì. Esatto. praticamente è incompatibile che quella coppia resti tale. Camicia, a Sì. parte delle camicie militari, No, quel no, no, negozio è no, no, no. bellissimo, che a me piace tanto quel negozio, tutte le cose militari. Che io adoro. No. Senti, invece Margaret, tu? Sì, io in realtà conosco una coppia che è sposata, che si è divorziata e è entrata anche una terza persona in questa coppia. Per fortuna la vecchia coppia, cioè diciamo marito e moglie, sono rimasti in buoni rapporti. Ah, bellissimo. E questa cosa è una cosa, diciamo che è più sopportabile per i figli, e anche Perché se perché. fossero in cattivi rapporti sarebbe meno sopportabile, per quale ragione? Perché entri in conflitto anche tu stesso con i genitori, cioè non sai più da che parte stare, capito? Cioè, magari Ma non se. sai che parte stare perché ti viene chiesto di scegliere? In realtà sì, cioè. Perché il genitore chiede di scegliere? I figli non possono scegliere. Il Infatti. figlio per lui è quello, il padre per la E madre. infatti. Non scelgono mai. È brutto quando il genitore cerca di farti scegliere, no? Senti,
E quindi come si trovano quelli che invece sono costretti a scegliere? In una situazione che Devastante. non riescono a controllare, diciamo. Vanno in crisi. Esatto. Cioè anche la loro stessa vita non. Si frantuma un po' tutto, Esatto. mi rendo conto. E proprio in virtù di questo frantumarsi, no? Io volevo capire, ma cosa si fa per supportare questi che stanno vivendo questa nuova famiglia, diciamo? Dipende dal punto di vista, perché quello che noi oggi vogliamo un po' Analizzare. vogliamo analizzare è proprio quello di cui non si è mai o quasi mai parlato, perché esiste il punto di vista della moglie a casa lasciata, no? Il punto di vista del marito che deve fare rientrare un terzo componente che è il nuovo amore ed è diritto di Ah, tutti gli perché tu stai uomini far parlando di parte. quando il marito lascia la moglie per un'altra e quindi Anche o dopo spesso capita. diverso tempo magari si ricostruisce, si costruisce una nuova famiglia. No, perché tu mi hai detto lascia la moglie a casa, quindi volevi dire nella casa matrimoniale, quella che era la casa principale quando No, voi vi eri questa conosciuti. coppia è già separata, quindi la Sì. moglie è l'ex moglie è ancora magari senza un Ok. compagno, no? Il marito ha una nuova compagna e quindi noi analizziamo sempre quali sono i punti di vista che c'è più facile analizzare. Quello della moglie, diciamo, abbandonata o lasciata, facciamo la moglie, ma potrebbe essere Ascolta, anche il ma no, marito. perché ho la moglie abbandonata, per capire. Questa donna già sta vivendo un trauma e un dramma di per sé. Quindi come fa a relazionarsi con i figli, il marito che l'ha lasciata abbandonata per un'altra, che mette in discussione anche tutta la parte femminile di questa donna, no? E la nuova relazione che dovrebbe intervenire con questa altra donna, che lei vede come nemica. Come usurpatrice, se diciamo ancora di più. Allora, in realtà, se si rispettano i tempi giusti, questa situazione non Non dovrebbe avviene. venirsi a E quali sono i creare. tempi giusti che I il marito tempi non lascia la giusti, moglie per mettersi con un'altra quelli, sono quelli appunto prima di cui vivi la parlavamo, di cui separazione, parlava la dottoressa prima inizialmente. vivi la separazione, Prima ti dopodiché. separi non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, prima abbandoni l'idea del matrimonio e lo vedi naufragato, ma conservi la tua capacità di essere genitore attento e attivo, prima riuscirai a sopportare, tra virgolette, anche l'arrivo di un'altra persona che possa stare vicino a tuo figlio. Perché spesso si innescano dei sentimenti ovviamente di gelosia e di Ma paura io conosco dei casi in rispetto. cui la persona si è rimessa con un'altra persona in maniera seria, diciamo, creativa, di vivere a casa insieme, dopo 7 anni di separazione e nonostante questo le persone prevaricavano. Quindi 7 anni, voglio dire, è un percorso più che maturo per. Quando arriva un terzo elemento all'interno di una famiglia che seppur separata rimane comunque una famiglia, perché ricordiamoci che la coppia coniugale si separa, ma la coppia genitoriale Resta mai unita rimane o quella, dovrebbe. e accade spesso che si riattivano dei sentimenti che sono di gelosia, di possesso Diciamo di o, possesso, piccolamente. sì, dopo 7 anni. Non credo di amore, o comunque vanno a spezzare quell'equilibrio che si è mantenuto intatto, barcollante per quei 7 anni. Per cui è normale, è naturale. E rispetto all'argomento che prima facevano presente le ragazze, che è molto interessante, il fatto che un figlio non abbia dei sentimenti negativi e gli vada bene così che entra una terza persona, perché è più sano. Che Che sia così. invece che non vada bene al figlio, quantomeno che si possa gestire questo disaccordo inizialmente e parlarne, perché comunque la separazione dei genitori rappresenta ad ogni modo, per quanto possa essere consapevolmente accettato, è un trauma per i figli No, e ma pure rimane per i genitori, una che non brutta. dobbiamo. Sì. Sì. Perché oggi si tende veramente a normalizzare tutto, ma non tutto può essere normalizzabile, perché comunque anche una separazione, e anche una separazione in accordo,
crea comunque un Stai parlando delle disagio. separazioni consensuali, quando dici Sì, in d'accordo? Sì. accordo tra i genitori, per Rispetto alle esempio. giudiziali che Allora, stiamo perché? parlando. Perché diciamo che siamo figli anche un pochettino di una nuova modalità che è quella di non litigare davanti ai figli. Io ho avuto dei piccoli pazienti che erano ad un certo punto scioccati perché i genitori hanno divorziato e loro non se ne erano mai accorti perché non avevano mai litigato insieme in casa. Allora, secondo me è giusta anche il buon senso e la giusta misura, nel senso che nel momento in cui una coppia non va d'accordo, non può far finta di andare d'accordo e poi ad un certo punto di punto in No, bianco ma forse facevano due vite separarsi. parallele, quindi non è che andavano d'accordo, proprio si ignoravano. Ecco perché non se ne sono accorti mai No, i figli. perché a sentire i genitori praticamente loro dicevano che non si litiga davanti ai bambini, che c'è questa Sì, quindi ideologia conosco tante moderna, persone no? che dicono Ecco, così. quindi allora è certo che uno non è che si deve tirare i piatti in testa Beh, ovvio. davanti ai figli, perché ci vuole anche un grado di civiltà, però è anche utile che i bambini capiscano e abbiano l'idea che se ne facciano una ragione, perché il nostro cervello ha bisogno di coerenza, cioè il fatto che due persone si separano se vanno d'accordo è fondamentalmente incoerente, quindi i bambini che non conoscono Non la se ne fanno una separazione ragione. non riescono a capire che cosa sta succedendo e rischiano di avere anche un modello disfunzionale che è quello di due persone che vanno d'accordo ma che poi dopo si separano. Che senso ha allora il matrimonio? Che senso hanno le promesse? Che senso ha il patto di Però ci coppia? sono bambini che vivono in delle coppie dove i genitori spesso bisticciano e no che si tirano i piatti in testa, ovviamente, ma che litigano bene. E loro temono che i genitori si separano, tant'è vero che dicono, ah, quando litigano mi vado a chiudere in camera mia Sì. così non li sento, oppure dicono, io faccio la brava perché ho paura che poi loro si separino. Ma Vivo sempre con questo allora, terrore. quanti disturbi alimentari che abbiamo per questi motivi, quante problematiche nei ragazzi che abbiamo in questo tipo, quanti ragazzi che si fanno del male abbiamo per questi motivi? Cioè, allora, i genitori chiaramente la cosa importante, che è importante che capiscano che nel momento in cui mettono al mondo dei figli hanno una responsabilità e questa responsabilità ce l'hanno anche se credono di essere ragazzi sempre. Quindi, cioè, li hanno messi al mondo e i ragazzi sono i ragazzi, non sono loro. Quindi, arrivato, se una volta che comprendono questo, nel momento in cui decidono di separarsi, ci sono dei tempi e dei tempi che devono essere logici e coerenti. E se i ragazzi in quel momento, i loro figli stanno subendo un trauma, non sono pronti ad accettare la nuova figura, devono vivere questa figura con calma fuori e introdurla poi dopo all'interno del contesto quando la situazione è diventata Chiara. chiara e si è, diciamo, Voi direste calmata e pulita, pulita e ha dato la non possibilità inquieta. ad una nuova persona di entrare, anche perché sennò è chiaro che questa persona entra come un elemento scomodo. E poi perché questa fretta? Perché la fretta nelle cose? Perché non ci devono essere dei tempi morbidi che permettono a tutto di. Intanto per permetterti di vivere il dolore, E poi la anche perdita. per permettere alla nuova coppia che si sta formando, che è la coppia di un genitore e del terzo che entra, di fare la coppia. Cioè, ma per quale motivo dobbiamo subito mettere dei figli che non sono della coppia lì in mezzo? Prima costruite la vostra coppia, prima c'è il tempo, insomma, divertitevi allora a questo Ma questo punto. succede anche però al di là delle coppie separate, anche in quei ragazzi che finiscono che subito che uno rimane in gravidanza, si sposano, quindi non hanno avuto il tempo di formare la coppia, quindi la coppia la formeranno all'interno della famiglia con tutti i dissidi e le conseguenze che ci sono per passare dal io e tu al noi. Quindi immagina quando un terzo genitore entra all'interno di una famiglia e vive con i figli che non sono i suoi. O E quando ci entra anche in gravidanza. quando ci entra con gli altri figli. Cioè in gravidanza Capita che si costituisce. della donna con cui si è messo e aspetta un bimbo da Aspetta lui e un più ci bimbo. sono gli altri due figli, per esempio, che erano E quindi si prendendo da lui. stanno separando per questi motivi. Quindi le tipologie di fratture sono veramente Però parecchie. questi sono veramente dei casi che andrebbero, insomma, visti prima. Cioè, non... come ti viene in mente fare una cosa così veloce? Accade Ma spessissimo, perché... però, No, sì, no, ho viviamo in una capito, però la società. domanda Sì. da Perché porsi è perché? viviamo in una società che insegna la velocità. E insegna che le cose sono facilmente sostituibili. Ah, Invece soprattutto le che le cose sono cose. facilmente bu da buttare.
Cioè che puoi buttare tutto, il Ma invece vecchio, non è anziché il vecchio così. diventare l'antico, diventa il vecchio da rimuovere. Esatto. Un limite a questa situazione che prima ci fermava e ci faceva ragionare su quale fosse, diciamo, il tempo giusto per, erano proprio i figli. Adesso invece Non sono neanche più un no, freno. si ritrovano purtroppo genitori con strutture di personalità forse un po' immature che giustificano le loro azioni dicendo: ma mio figlio è a posto, non soffre della mia separazione, è tranquillo e Oppure sereno. sento Non dire mettono al la vita è centro. mia ed è una sola e io la devo vivere nel Non modo mettono al migliore. centro. Oh, li devi cacciare E qual è qualcuno. il modo migliore? Ma bisogna fare i cavoli loro, cioè quello che a loro gli piace di più, li aggrada di più, li gratifica di più. Sì, E senza considerare il danno che fanno ad una persona minore e ancora non strutturata, che per giunta hai messo al mondo tu, e quindi tu te ne devi assumere la responsabilità, non puoi essere così sciocco. Cioè, noi ad esempio, Si perde ecco. la centralità del figlio, del bene del figlio. Ma Non così. esiste più il figlio e si regredisce un po'. Quindi c'è una grande immaturità, però, anche Ma egoista. sicuramente sì, basta fermarsi al tempo giusto e Ma provare a sono mettere anche al centro narcisico, quelli che fanno questo l'intelligente. spesso. Il narcisista, diciamo che non è che sono narcisi, il narcisista tende ad agire in questa maniera, Ecco, questo voglio quindi dire, sono fa delle persone cose che comunque vanno che non soltanto tengono a conto favore degli altri. Gli dell'altro, l'altro non altri non ci sono, esiste, non non ci esistono. sono. Che volevi aggiungere? Che poi dipende, perché ci sono alcuni narcisi che vivono anche bene in coppia. Quel matrimonio fa parte comunque della sua visione e se migliora Migliora di il se stesso narcisista stesso, no? perché la moglie Quindi ha un buon lavoro, perché se l'idea di socialmente famiglia è riconosciuta. uno dei suoi obiettivi da mantenere Ah, e se si nutre dalla coppia che funziona e allora investe anche perché anche lì ci sono diverse sfumature, per esempio nel narcisista, non sempre però in pessimo, questo caso è né sempre positivo pessimo, quello che infatti non sempre pessimo, esatto. pessimo, cioè Perché in questo infatti caso poi quantomeno riesci anche se forse non lo fai per maturità, comunque fai un atteggiamento che nei fatti è maturo. sì, infatti è per quello che tante volte noi tendiamo, perché siccome si parla molto di narcisismo, ma noi tendiamo a specificare che è quello maligno, che è quello patologico, che può creare dei problemi, che diventano dei problemi importanti, ma ci sono delle altre forme, delle altre sfumature che magari possono essere un filo antipatiche, ma che poi dopo tutto Sono sommato sono funzionali. funzionali. Sì. O si incastrano bene comunque con altre tipologie di persone, no? Quindi si Quindi nutrono tutto si gioca vicendevolmente, sull'incastro, da quello no? che ho Sì. capito. E adesso di questo incastro voglio parlare. Che Sì, dicevi? legandomi al discorso della dottoressa Calamia, rispetto il confine, quindi il ruolo, rispetto al fatto che praticamente il minore viene responsabilizzato nel momento in cui io non mi separo per i figli. Quindi pensando di fare comunque un bene al minore, ma in realtà viene responsabilizzato di un'azione che non può Vabbè, mica controllare. glielo puoi dire. Lo fai, ma non lo dici. Esatto, anche questo comunque ha un effetto, perché il minore si accorge, come diceva la dottoressa, del legame, della rottura del legame. Sono anche piccoli elementi che comunque si notano e il bambino nota. Infatti la comunicazione credo che sia fondamentale. Sicuramente non litigare in maniera brusca, ma utilizzare dei metodi di comunicazione che siano accettabili per il Consoni. minore, consoni all'età e comunque alla tappa di sviluppo. Quindi questo può facilitare sicuramente l'elaborazione dell'evento critico, perché questo è. E infatti hai ragione Martina perché hai toccato un tema importante perché quando il genitore o alcuni genitori dicono al figlio non ci separiamo per te, No, quello è pensa che devastante, è una macigno responsabilità che enorme. lasciano a questo povero ragazzo che sa che per colpa sua queste due persone si odiano ma devono continuare a rimanere insieme. Quindi a volte diciamo che i Ma però non è detto bambini che si odiano, vengono può messi. essere che non sono felicissimi e
Però tutto Sì, sommato stanno anche bene insieme. però a volte, e infatti i bambini a volte vengono messi davanti a delle decisioni che gli adulti non vogliono prendere, quindi vengono responsabilizzati di un qualcosa che in realtà è un'indecisione di coppia che ancora aleggia. E allora dove c'è un'indecisione di coppia che ancora aleggia, forse è meglio mettere in discussione la coppia, magari davanti a tecnici che aiutano magari a nuovi punti di vista, a nuove riflessioni che portano a volte a riformulare il patto di coppia, perché ogni tanto il patto di coppia va riformulato, perché se la coppia è lunga, passa dei tempi biblici, ha bisogno di proprio fare un po' di restyling. Aurora. Senti, ma tu cosa ci vedi in questa immaturità che porta magari il genitore a rifarsi allegramente una vita e non tenendo conto dei figli? E poi cosa pensi che vive il terzo entrato quando c'è tutto questo clima all'interno di questa relazione a tre? Sicuramente, come ha tirato in ballo la dottoressa Calamia e anche le altre qui presenti, con i giusti tempi, le giuste modalità e quindi rispettando i tempi di una parte che magari non è fa parte più della coppia, di quelli che sono i probabili ipotetici figli, sicuramente nei tempi e nei modi, ribadisco, corretti, l'ingresso di una terza figura non è del tutto una catastrofe, nel senso Ma noi che conosciamo qualche figura invece che l'ha vissuta questa figura come cadastro e che ha detto dove sono finite? In un manicomio? Ho finito, secondo dei casi. Tu la conosci qualcuno che è finito in un manicomio? Diciamo tra persone che non hanno ancora chiarito bene chi sono e dove vogliono andare. non sono sprovvista stavolta di specie di esempi da portarti. Diciamo che noi clinicamente ne abbiamo tanti, per fortuna, di Esatto, esempi portameli. dove tante volte è la donna stessa o l'uomo stesso che entra all'interno di questa forma caotica, ancora border, ancora non definita, Sì. che magari all'inizio entra con entusiasmo, no? Perché comunque c'è il nuovo, insomma, ci sono tutti gli ormoni che vanno a mille, perché comunque c'è la fase di innamoramento con uno dei due elementi della coppia, ma che poi ad un certo punto si rende conto che comincia a sentire il peso di quello che sta accadendo, perché l'indefinito crea peso necessariamente, perché non È dà come una visione l'ignoto. chiara, certo, e come sappiamo, come dicevamo prima, comunque il nostro cervello ha bisogno di coerenza, ha bisogno di stabilità, ha bisogno di pulizia, altrimenti si entra comunque in dinamiche che diventano delle dinamiche che all'inizio no, ma dopo un pochettino cominciano a creare sofferenza, soprattutto nel momento in cui poi ad un certo punto il genitore nuovo, quello che potrebbe, anzi potenzialmente, passato il vaglio, no? È passato il periodo, potrebbe diventare il genitore, poi dopo rimane sempre un elemento indefinito che Disturbato. tante volte diventa, diciamo, vittima anche questo, poi dopo di quelle che sono le frustrazioni che non sono risolte nella persona stessa o all'interno della coppia, perché poi dopo magari si lamenta del fatto che se dice sempre sì è perché deve dire sempre sì, la volta che dice no è perché non è la madre o non è il padre, quindi se fai i regali è perché ne fa troppi e quindi diventa geloso l'altro genitore, se non fai i regali è perché non è suo figlio e quindi Sì, insomma, quindi immagino. cioè, diciamo che il terzo genitore tante volte si trova ad entrare in situazioni che sono difficili perché dobbiamo ricordare che i figli della coppia sono figli che comunque vengono da delle ideologie che sono delle scelte anche educative che sono della famiglia precedente, che sono caratteristiche dell'albero genealogico di quelle famiglie là. E quindi dobbiamo pensare che il nuovo genitore dobbiamo farlo entrare come, quando è funzionale, come un elemento arricchente che porta qualcosa di nuovo, non può portare l'uguale. Senti, ma quando invece succede che un genitore nuovo entra in questa famiglia e nel momento in cui ci sono delle cose che non funzionano, magari il figlio, la figlia si sta facendo le cose sbagliate e la madre o il padre rimprovera e l'altra persona si tiene a sé, diciamo, in retroguardia perché dice, cioè, beh, non è compito mio, io non sono il genitore, di tu, fai tu, io non intervengo.
non è faticoso per l'altro che ci si è messo insieme e che si aspettava di avere magari un qualcuno che l'aiutasse in qualche modo? Ma Qual dipende è la più anche. giusta, insomma? Allora, dal mio punto di vista, poi è interessante anche il punto di vista delle colleghe, dipende anche da che cosa sta accadendo e dove, il contesto, no? Quindi se è un qualche cosa che sta accadendo all'interno, per esempio, di alcune situazioni che riguardano ancora la famiglia precedente, è giusto che i due genitori responsabili, che sono responsabili del ragazzo, ad un certo punto intervengano su quella determinata cosa, quel determinato fatto, no? Poi è ovvio che dipende anche quanto è entrato nella famiglia il terzo, quello che potrebbe essere potenzialmente il terzo genitore. Se lo consideriamo terzo genitore, vuol dire che è entrato da tempo e che ha un ruolo ben Sì, definito. parlavo da E nel tempo. momento in cui ha un ruolo ben definito, è chiaro che ha un ruolo che è anche educativo. No? E che ancora meglio se questo terzo genitore è entrato in un contesto dove si è conosciuto con i genitori, perché a volte il terzo genitore rimane sconosciuto al genitore precedente. Quindi è qui che ad un certo punto la famiglia allargata deve fare un lavoro che è un lavoro di dialogo Sì, di anche con troppo. persone competenti e che è quello che permette alla famiglia poi ad un certo punto di vivere in modo integrato. Altrimenti è chiaro che si vivono sempre delle situazioni di conflitto e dove c'è il conflitto è difficile un'educazione lineare. Già è difficile tra due genitori che stanno insieme, che siano lineari e che seguono lo stesso filone. Figuriamoci quando ce ne sono quattro. Dottoressa Calamia, che cosa pensava rispetto a questo povero genitore nuovo, il terzo incomodo, quello che è entrato successivamente, che si ritrova in questa coppia che è co e non è coppia, ma nello stesso tempo in qualche modo lo è. Lo è anche perché è coppia genitoriale, conflittuale rispetto ai figli, perché questo soggetto, magari quello che è fuori dalla famiglia, non accetta di buon grado l'altro che sta entrando. Ecco, questo poveraccio, questa poveraccia, come finisce? Può accadere che il partner che è anche genitore si allei con il figlio rispetto a una voglia di dare torto sempre al terzo genitore e quindi accade che il terzo genitore si possa sentire anche escluso dalla famiglia stessa, nonostante vivi con Non loro, abiti con loro. integrato, quindi Non integrato, come un distante, elemento di distante, disturbo. distaccato, tu non fai parte della famiglia, Tu non ne quindi puoi sapere non queste puoi cose. dire tu non sei mia madre, tu non sei mio padre e quindi non fai parte del nostro nucleo familiare. Per cui Terribile. è faticoso per il nuovo partner integrarsi all'interno di una Di una coppia che dinamica comunque, di una formata così. dinamica che tiene a distanza. Ma è pur vero che fortunatamente da ogni crisi è possibile che ci sia anche un risvolto positivo, perché dopo i primi periodi di adattamento è possibile che la crisi porti o a una separazione di questa Nuova. coppia, a una nuova separazione, quindi la coppia ha ceduto, la famiglia non si è ricostruita in maniera sana e Oppure tutti gli equilibrata. elementi hanno trovato la loro Oppure posizione. finalmente tutto trova una loro posizione, una sua posizione e alla fine si realizza finalmente questo noi famiglia. Però le trasformazioni devono passare attraverso le crisi, come sappiamo bene, per cui accettiamo la crisi, la guardiamo, l'analizziamo, la viviamo, se è possibile chiediamo anche aiuto, così come già tante famiglie fanno e si avvalgono dell'aiuto di un professionista per sostenere il peso di un periodo pesante, perché ormai andare dallo psicologo vuol dire anche trovare degli strumenti o anche solo lo spazio per fermarsi a Anche riflettere sulla rianalizzare gli accadimenti per vederli gli forse da un'altra accadimenti prospettiva, no? e fare attenzione soprattutto e mettere al centro i figli. Ridare valore. Ridare valore ai figli e a quello che sono le istanze fondamentali del figlio, cioè la richiesta di essere comunque al Trattato come centro tale e non è un considerato. capriccio, ma è un'esigenza naturale che ovviamente deve essere controllata dal genitore,
ma probabilmente dietro un figlio che piange, che regredisce, che non vuole stare con un genitore, che fa la lotta a un terzo Mi genitore, viene ci da dire sarà che quelle una donne che sono palese. riuscite a vincere su tutto questo sono delle grandi donne. A questo punto giungo questo, perché non è per niente facile. Esatto. Allora. Volevo chiedere alle dottoresse, sì, un po' chi più vuole accogliere la mia domanda. Quando diventa terzo genitore e quindi quando si passa da compagno o compagna Quindi da coppia genitore. Quando diventa terzo genitore e quindi si supera quella che è l'ideologia dell'attuale compagna o compagno di mia madre o mio padre? Sicuramente il terzo genitore ha in sé un grande legame affettivo con il figlio. Comunque si è già formato in parte un legame affettivo. Comunque c'è la convivenza all'interno di uno stesso domicilio, di una stessa abitazione. È quando la coppia madre e nuovo compagno è stabile. Quindi la stabilità della coppia dà la sicurezza. Il compagno all'esterno della casa, del domicilio, non è di sicuro un terzo genitore quando non riveste neanche affettivamente Certo. o Quindi il fatto di vivere assieme, di di coabitare, di coabitare. stare tutti quanti assieme, di condividere i problemi, le felicità, le gioie, insomma, tutto quello che succede, accompagnare a scuola, riprendere a scuola, eccetera, eccetera, questo diventa aggregante. Diventa Sì, aggregante. non ci sono dei tempi che sono uguali per tutti. Certo, questo immagino. A volte non sempre stanno nello stesso nucleo, soprattutto in questi tempi moderni, no? Cioè, nel senso, non sempre formano una nuova casa, soprattutto se sono dei professionisti che hanno, per esempio, dei lavori diversi in città diverse. Può accadere anche questo, ma è la coppia proprio che si è formata e soprattutto il fatto che quello che è il terzo genitore ha accolto e ha voglia di essere un terzo genitore, nello stesso tempo i figli hanno accolto in modo adeguato e con affetto quella che è la nuova figura. Quindi è importante che vengano fatti questi passaggi, per quello che prima parlavamo di tempi, perché laddove non ci sono i tempi maturi per questo, non possono essere degli obblighi con degli stampini, soprattutto se i ragazzi sono grandi. E comunque il nuovo genitore non lo accettano. Quindi Io penso di portare una nota positiva quando, mentre diceva tutto questo, mi viene in mente quando poi i figli crescono, si sposano, fanno un'altra famiglia, nascono i nipoti e i nipoti sono aggregati. Quel terzo genitore è il nonno a tutti gli effetti o la nonna. Ed è bellissimo perché c'è quell'amore, quell'armonia, quella cosa che magari avresti sperato si creasse fin da subito nella famiglia che avevi tu precedentemente e che hai provato a ricreare. E invece poi ti trovi che tutto si è messo bene. Ogni cosa è andata al proprio posto. anche perché magari tanti conflitti si sono spenti con il tempo è magico anche in questo, no? Quindi tanti conflitti si sono spenti e diciamo nella nuova generazione non ricadono più in modo violento come nella generazione precedente e hanno dei nuovi Ma significati. soprattutto essendo cresciuti, hanno anche forse capito quelli che erano i loro capricci di non voler accettare, quelli che erano le loro speranze che la coppia genitoriale si riformasse come coppia, quelli che magari erano invece le parti negative del genitore che è stato eliminato dalla famiglia, riconoscerle, perché prima a volte può essere difficile anche dover accettare che mio padre, per esempio, mi ha lasciato Certo. perché è un violento. E quindi tu cerchi di camuffarlo, nascondere, poi quando diventi adulto ne prendi consapevolezza e quindi dici. Non si poteva fare Perché altrimenti. sei un adulto in mezzo agli adulti, non Sì, sei più infatti. un bambino che subisce, Sì, no? infatti. E quando per esempio il terzo genitore diventa nonno, diciamo così, o nonna, è comunque passato Certo, del parecchio tempo tempo. importante che ha permesso una digestione di determinati avvenimenti dove è avvenuta tutto questo perché sennò a tanti nonni non viene permesso di fare i nonni, no? Quindi No, invece ma io da parlo dove di. avviene questo vuol dire che c'è Sono stata passati una almeno matura 20 anni, capito? assolutamente, Cioè, ma tu e l'hai c'è preso da stata bambino e te lo sei portato adulto che si sposa e che fa un figlio, quindi sono passati almeno 20 anni.
Assolutamente. È tutto relativo anche al clima che si è venuto a instaurare in Esatto. famiglia, per cui la C'è diffidenza sempre iniziale. una persona che ha fatto sacrifici comunque in questa coppia, qualcuno che ha Ma retto, tutta ha la fatto famiglia è cambiare. chiamata a fare dei sacrifici, ognuno con il proprio ruolo, mantenendo ognuno le proprie posizioni, quindi il figlio che rimanga al posto del figlio e i genitori che vadano avanti nella loro vita da genitori e da coppia. Però vuol dire che un genitore ha lavorato tanto anche su se stesso e cresciuto per reggere tutta questa cosa, perché se avessimo trovato un genitore incapace, ancora bambino, con le problematiche che attanaglia chi non è ancora formato, si sarebbe riscaldato tutto, ricominciato da capo, cioè, invece è stato un genitore capace di diventare adulto, di farsi aiutare, di progredire, di studiare, perché si studia anche con lo studio. Si capiscono tante cose e quindi di dire ecco, questo forse è l'andamento migliore per giungere al risultato migliore, perché a volte bisogna Assolutamente, anche prendere consapevolezza. certo. Bene, e voglio fare un'altra domanda? Tu vuoi fare una domanda? No. Allora noi naturalmente dobbiamo concludere qui il nostro percorso di educazione ai sentimenti, di capire quali sono i rapporti. Certo, ci vorrebbe tanto altro e probabilmente faremo tanto altro in seguito, ma per ora le nostre trasmissioni da questo punto di vista si concludono qua e io volevo ringraziare la mia compagna di percorso che mi è stata sempre accanto e che è la dottoressa Anna Maria Tranchida, psicoterapeuta. Bravissima, proprio eccezionale. Adesso gli posso fare i complimenti, la cosa è finita. Poi chiaramente sono state bravissime anche le altre che sono venute una volta ogni tanto e sono avvicendate, diciamo, in questo percorso. E in questo caso appunto parliamo anche del Divana Calamia, dottoressa Calamia, grazie Grazie a lei. per tutto quello che abbiamo detto e abbiamo fatto. E naturalmente Aurora e Margaret che sono state qui con noi. E la nuova amica Martina Burgio, che è importante perché lei fa parte di una comunità che accoglie le donne che vivono stati di pericolo con uomini violenti e quindi le raccolgono, le aiutano a smarcarsi, magari anche a trovare un lavoro e a diventare autonome, riprendendo la loro vita in mano. Io ve lo auguro a tutti, so che cosa significa la violenza e quindi penso che noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo in maniera, diciamo, abbastanza competente, quantomeno ce l'abbiamo messa tutta. Anna, vuoi dire qualcosa nel Sì, salutare? io volevo ringraziarti, insomma, per questo felice viaggio insieme, ringraziare, insomma, tutte le persone che ci hanno seguito e anche i nostri ospiti e ricordandovi, insomma, che di non chiudervi, e di ricordarvi che ci sono moltissime persone competenti sul territorio e moltissime colleghe e colleghi e quindi di non vergognarvi, di non andare dallo psicologo quando si è in un stato grave, ma di provare ad affrontare le varie situazioni accogliendo quelli che sono nuovi e diversi punti di vista. Bene, grazie a tutti, a presto.